Buongiorno E amici! buongiorno, oggi siamo ad Agüimes nel centro storico davanti alla chiesa di San Sebastián. Guardate che meraviglia questo patrimonio storico-artistico nazionale, bellissima. Cioè, ti lascio da solo un attimo in mezzo agli uomini? Eh? Sto So cercando io. di farmi dare delle indicazioni, ma non. Beh, di sicuro qua vi divertite a farvi un sacco di fotografie con tutte le statue che ci sono. Stai cercando di rubargli le caramelle? Non si rubano le caramelle alla signora, al Perché massimo te non le dà viene lei. via? Eh Non viene via. no, infatti, la signora dispensava caramelle a tutti i bambini del paese. Ci spera ancora, continua a girare intorno alla signora a vedere se gli dà delle caramelle. Comunque questa piazza è molto 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 carina. Guarda che bell'asinello, Questo però lo posso tenere in casa. eh? Lo puoi tenere in casa? Sì. Sì, ci potresti provare. Questa è la rappresentazione ovviamente dell'asinello, perché qui gli agricoltori venivano a fare tutte le compere. Questo era un paese di acquisti dove si veniva proprio a fare scambio merci e poi tornavano nelle loro fattorie. Bello. Olè! Balli? Balli anche tu? Non Festa in maschera, ballare, va. credo, perché hanno sulle maschere. È un paese molto caratteristico questo, c'è tanta storia. Si respira proprio storia dentro qua, veramente. Qui devi alzare la testa, devi guardare in basso e poi ti trovi in una viettina così Hotel Rural, qua guardate che meraviglia. E qui c'è cammello, anche dromedario, non una so. statuona a grandezza naturale. Ci capisco poco io però. Molto carina. Non disturbare los enamorados, dai. Questa è la nostra statua, ogni stradina ce n'è una, è veramente bellissima Güímes. Ricco di storia ma anche di folklore. Abbiamo qui l'omaggio alla musica con il violoncello, siamo dietro alla chiesa e guardate sulla mia destra, c'è addirittura l'immagine di questo ristorante Villa Rosa. Beh, Peccato che questo hotel mi sembra che ormai sia in disuso. ma si è spostato da un'altra parte, ma la differenza tra i colori abbiamo bianco e verde, giallo e grigio. Rossino, rosa, è coloratissima. Croce bella grande, guarda qua. Simbolica per tutti quelli che sono morti nella guerra civile per avere la pace in tutto il mondo. Bel giretto nella storia qui di Agüimes, eh? Finisce qui però il nostro giretto. Esatto, però per chi volesse si può scaricare l'applicazione e fare 5 circuiti, corto, medio, largo, storico e adaptados. Sono Molto, ma molto bene. all'avanguardia davvero tantissimo. Ci è piaciuto molto, non l'abbiamo Tutta, vista tutta, ma ovviamente. comunque a prescindere non ve la faremo vedere tutta Però perché dovete venirci È un voi. consiglio, venite a farci un giretto perché davvero merita. Ci vediamo al prossimo video.